Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Dead Rising 2. Io sono Ari e qui con me ci sono una marea di zombie. Devo confessare che dall'ultima puntata mi sono dimenticato di salvare e perciò la barretta del caso è tornata al punto di prima. Però fa niente, cioè andremo in giro a uccidere un po' di zombie. Nel frattempo passerò un po' di tempo. Ui, zombie! Salto ninja! Wow. Ui. Guardate come riesce a saltare in avanti di un centimetro. No, si è rotta. Ok. Ah, mi sembrava GameStop quello là, la scritta. Ci assomiglia esteticamente. Allora, dall'ultima puntata stavamo cercando una gioielleria. Gioielleria, questo è il negozio di occhiali. A proposito, non ho più gli occhiali. Mettiamo gli occhiali. Ok. Zombie è dietro di noi. Frank, Frank. Bravo, Frank. Tu uccidi un po' di zombie. Espositore girevole. Oh, questa sì che è un'arma. Lancio. Vediamo un po' cosa ci abbiamo qui. Scale per salire al piano successivo. Qui io non li ho mai presi, ma qua ci sono due tomahawk che così mi riempiono l'inventario. Qui c'è la lancia. Lancia, vediamo, c'è la pistola. Eliminiamo un po' di zombie a colpi di pistola. Eccolo lì, headshot. Lancia. Tomahawk. Eccolo qui. Fidato tomahawk. Ah, giusto. Lì ci sono tipo i guantoni da box. Però vi ho detto che ve l'avrei fatto vedere quando avevo anche l'altra parte che non riesco veramente a trovare. E sì che non è che sia proprio una cosa difficile da trovare. Ah! No! Ma muori! Sempre davanti a cose del golf, eh? Aia! C'è un coso dell'ATM e questo tipo aveva in mano un hacker. Ecco. Hacker. Hacker. 20.000 e 20.000. Ottimo. Ho guadagnato un po' di soldi. Andate via. Mori. Stupidi zombie. Siete veramente una marea. Ogni volta aumentano sempre di più. Almeno la mia impressione è quella. Vediamo cosa abbiamo qui. Oltre a una bellissima mazza da baseball. No, però preferisco il tomahawk. Scusa. Tomahawk mi piace di più. Palla da basket. Palle da golf. Bill è morto. Bill era un uomo o una donna. Qui ce ne sono due, se mi ricordo. C'è infatti uno è lì. No, ci ho provato di nuovo. Saccheggiatore ucciso. Colpo speciale. No, questo non ha colpi speciali. Mi sta imitando con la tomahawk in mano. Vediamo un po'. Stocca da biliardo. Stocca da biliardo. Ma come parlo? Stecca da biliardo. Vediamo un po'. Zombie. 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 Ma che diavolo. Diventano sempre più brutte. Ah, calo degli FPS. Calo, 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 calo. Sono troppi. Troppi. Vediamo qui cosa c'è. Oltre al registratore di cassa che mi appresto a distruggere. Salta! No, non posso. Corri, corri. Cabina telefonica. No, non si può entrare. Peccato. Forever Time Pieces. Non ho idea di cosa voglia dire. Ah! Ma dai, l'ho centrato! Mancato. No, mancato. Gemme! Sì. Spada laser. Ah, no, 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 no. Mi sta rubando i soldi. E anche l'arma. E non mi rimane neanche tanta vita. Infatti, mi rimane mezzo cuore. Che diavolo c'ho in mano? Vediamo. Vita.
Birra, birra. Zombie. Vino. Trinca, Frank, trinca. Oddio. Uno zombie con una borsetta. Ok, potremmo tornare alla base. Anche se lì c'è un coso della TM. Una libreria. Voglio vedere cosa c'è qua in giro. Ah, ah, lasciami andare, lasciami andare. Vediamo qua cosa c'è. Closed. Vabbè, è chiuso. Profumeria, profumeria, profumeria. Cos'è che è? Frank con capelli grigio chiaro. Oh oh! Guardate il nostro Frank. Però ha perso il cappello da procione. Se tolgo questo. Oh sì, il mio cappello da procione. Da notare la velocità con cui si è fatto la tinta Frank e se l'è tolta. Altro che i parrucchieri moderni. Scendiamo di qua. Lì c'è tipo Willy Travel, Abers, Spotrans. Vediamo dov'è la base. Cioè la base. Ok, andiamo più veloce. Dai, dai, dai. Ah no, qui c'è dentro tipo la batteria. Non so cosa farne. Corri. Corri ragazzo laggiù. Tatara. Na, 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 na. Non so come va avanti, però io canto lo stesso. Vediamo dov'è l'entrata. Qua cosa c'è? Ah, eccola lì la gioielleria. Oh mio Dio, una macchina. Zombie, scusa ma ti abbandono qua. Stai lì seduto tranquillo. Voglio entrarci. No, è chiusa. Nervoso. Au! Che diavolo? Chi è stato? Tu brutto figlio di tua mamma. Zombie. Oh, oh. Lasciatelo stare, lui è mio. Lo devo mazzolare io, zombie. Capito che vi piace anche a voi, però lui è mio. Ce n'è un altro. Calcio in faccia. Guardate lo zombie che non riesce a uscire dalla carrozzina. Allora, non so dove diavolo sono. Perciò credo che andrò a guardare la mappa. Mappa, mappa, mappa. Io sono qua, devo andare dritto di qui, poi a sinistra. E poi, no, aspetta. Cos'è quello? Rifugio? È lì, sì, sì. Dritto a sinistra, poi a destra. Corri, corri. Corri. Uah. Aia. Vi odio. Zombie. Troppi. Ma si moltiplicano gli zombie. Non è possibile. Sono peggio dei procioni. Uno zombie carbonizzato. Uah. Preso. Ok, stiamo arrivando nel punto giusto. Giusto, prendiamo anche i guantoni. Se riesco a trovare l'altra cosa, vi faccio vedere cosa intendevo fare. Ci. Ancora, l'abbiamo già sentita sta storia. Pom, 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 pom. Oh, aia. Ma che si faceva il calcio? Opa. Opa. Mi sembrava più bello la prima volta che l'avevo fatto. Ah, eccolo qua. Chiudiamoci dentro. Chiudere, chiudere. Ops. Ho sparato via uno zombie. Vediamo, la torcia era dentro qui. Tanto qui c'è un sacco di roba che si sta rompendo in mano. La torcia era qua. Vediamo se c'era anche quello che stavo cercando. Quello è sempre stato lì. No, perché se c'è sempre stato non ci ho mai fatto caso. No, credo sia relativamente nuovo. Vabbè, adesso è morto. Comunque non c'è quello che stavo cercando. Vediamo. Mi servono la torcia. Torcia? Torcia. E le gemme. Gemme. Forza, lavora Frank. Stai attento perché se ti tagli per creare una spada laser è un po' dura. Ecco, si è tagliato. Musichetta figa di sottofondo. Ed eccola qui.
una bellissima spada laser, fucsia, verde, blu, verde, verde, blu, blu, verde, rossa, verde. Bella, cambia colore. Allora, poi prendiamo una scatola di chiodi, posizioniamola, e voglio anche una mazza da baseball. Facciamo la solita mazza chiodata, che è molto utile. Poi avevo visto un'altra combinazione che si poteva fare con un secchio e un trapano. Secchio. E voi direte, cos'è? Un secchio che gira? No, lo vedrete tra poco. Allora, secchio, trapano, eccolo qua. Poi cos'altro c'è qua? C'è un coso di computer e una scopa che non ho la più pallida idea di come combinarla. Direi che andiamo al caso, vediamo se possiamo farlo partire prima. Perché sennò è la seconda puntata in cui non faccio niente. Vediamo un po'. Oh sì, la soddisfazione! Il distruttore! Oh, sì, mi sembra si chiami così. Vabbè, voglio farvelo vedere. E anche la spada laser. Ora apriremo e ci sarà lo zombie per terra davanti a noi. No. Pronti? Wow! Il distruttore. Guardatelo. In tutta la sua bellezza. Spada laser. Miau. 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 Simulo il rumore. Miau. Riprendiamo il distruttore. No, trapanatore. Sbagliato. Pum. Voglio fare una foto a uno zombie. Ok, l'ho mancata alla stragrande. 900 pp addirittura. Tu. Lontano, lontano. Scatta. No, troppo lento. Vabbè, fa niente. Dai, l'ho preso. No, vabbè. Orrore buono. Sono sempre un sacco di pp. Trapanatore. Ah, ah, lasciami andare. Morirete tutti. La spada laser è epica. Bene, il caso sta quasi per iniziare, quindi direi che possiamo anche andare. Passato di livello. Incremento salute? Scheda combo. Bomba pazza, bombola di propano più fuochi d'artificio. Ok, quella ci sta. Appena trovo le due cose, la faccio subito. Nel frattempo mi diverto a tranciare a metà gli zombie. No, si sta già rompendo. Ah, che peccato. Si è rotto il trapanatore. Spada laser, potenza massima. Wow. Wow. No, si è rotta. Adesso che stavo cominciando a divertirmi. Forza zombie, venite qua. Forza. Vi attendo. Questo. Dai, dai, tu sei il primo e più veloce. Diretto in faccia. Diretto, diretto, vai, vai. E ora pugni. Vai, vai. Boom. Sentite pure il rumore della campanella. Si stanno rompendo i guantoni, perciò spacchiamo la vetrina e prendiamone un altro paio. Guantoni. Qui c'erano dei guanti MMA. Palla medica. Palla medica. La palla medica pesa un bel po'. Non ho mai capito perché si chiami così, però palla medica. Una fioriera grande. Fioriera grande. Ok, torniamo dentro là, andiamo a vedere cosa possiamo fare. Vediamo, teniamo questa in mano. Tanto la porta si richiude da sola, quindi è un po' inutile chiuderla. Anche se questa io la chiuderei, perché visto che mi sono trovato uno zombie dentro che non c'era. Ok, vediamo un po', c'è un estintore. Il caso che sta per cominciare, benvenuto in famiglia che non credo che... Lo prenderò. Aspetta, qual è quello che si sta rompendo? Questo. Volevo prendere le lame che avevo visto qui in una puntata e non avevo mai preso. Faccio un altro secchio. Andiamo al rifugio. Bene. Tieni gli occhi aperti per le valigette con i soldi. Interessante. Conetto di VLC. Qui non c'è mai niente. Andiamo, andiamo. Vado in giro con questi sono fighissimo.
Vediamo, Lulu. Dai, tizia, dimmi qualcosa che non c'ho voglia. Aspetta, prendo prima un succo e me lo bevo. Latte, va bene uguale. Perché l'ho bevuto? Avevo tutta la vita. Vabbè, portiamoci dietro un succo d'arancia. Forbici. Mai correre con le forbici. Sì, ok, ho capito. Niente, mi sa che dovremmo aspettare. Perciò credo che me ne andrò. Non ho mai esplorato a fondo questo posto. Magari c'è qualcosa di interessante come questi dadi enormi. Mattoni, non servono a niente. Aspirapolvere, inutile. Un'insegna col soldo. Un bidone. Una porta da qualche parte. Una porta sul nulla, ma che diavolo di porta? Cos'è sta stanza? È inutile. Vediamo un po' qua. Denise e Wade. Denise era tipo. Questo è utile. Cosa metto giù? La chitarra che ce l'ho da un sacco di tempo. Chris, esistono, non so, pantaloni, magliette. Questo tipo è figo. Ah, è cominciato il caso. Informazioni curiose. Ah, che battuta divertente. No, decisamente. Andiamo a vedere il caso. Sta già finendo il caso, ottimo. Neanche il tempo di andare dentro. Vediamo. Beh. Cosa succede? Una ragazza nei bagni? Oddio, è il tipo dai capelli impazzito. Sì, è lui. Guardatelo. Perché? Cosa gli ha fatto? Ok, sei sempre più nei casini. Bene, accettate membri qualunque. Già, che gente. Probabile. Oh, yeah? Well, I'm gonna find out what he knows about this. Frank. Vabbè, sa nuotare. In guerra non ci sono gli zombie. Ok, vediamo un po'. Quello è il tizio che ho visto con TK. È ora di andare a fondo di questa faccenda. Ok, diciamo, più o meno siamo sui 20 minuti. Già. Vabbè, fa niente, questa la faccio più lunga. Perché? Perché è così. Perché mi gira così. Perché sono curioso anche io. Vediamo un po' quale missione selezionata. Io voglio questa. Oddio, dove devo andare? Là. Mi devo attraversare tutto. È un sacco di roba. Cioè, di roba. Un sacco di. Ah, una missione è scomparsa. Si vede che l'ho finita anche quello. Cioè, non. L'ho persa. Royal Flash Plaza. Fortune Extra, birra e patatine. Mi sembra Homer Simpson. Però lui avrebbe messo birra e ciambelle. Non insieme, però birra e ciambelle. Lancio del disco! Oh, una pala. No, i miei guantoni sono più fighi. Tararì, tarara. Salta di qui, salta di là. Andiamo, vai! Salta, salta. Salta, salta, salta. Eccoci qua. Apriamo il portone. Uno zombie! Tu sei la mia preda! Muori! Oddio, Frank, sei bravissimo a tirare quel coso. Troppa gente. Addio. Anche tu. Seguiamo la freccetta. Anche tu. Evitando magari tutti gli zombie che incontriamo, la maggior parte. Altrimenti rimaneremo tutti con questa. Ah! Ah, come non detto. Devo stare più attento quando parlo. Devo guardare anche quello che faccio. Non correre in giro a caso. Salta! Sta andando dalla parte sbagliata. Ottimo. Oh, gli ATM si sono miracolosamente rimessi a posto. È passato il manutentore. Permesso. Doom!
Shaba. Aia. Via da dietro. Questo che posto è? Borsette. Non credo che me ne farò qualcosa. Ci sono i tipi alla gioielleria che vorrei evitare finché possibile. Sala di manutenzione. Già. Una chiave inglese grande. Ah, non sanno aprire le porte. Incapace. Macete. Macete. Eh? Che diavolo? Chi è? Un tipo. Ok, ora è uno zombie, ma non capisco cosa mi interessi a me. No. Eh no, però, questo non è divertente. Sono riusciti ad aprire le porte. Li odio profondamente. Vabbè, io vado in giro. Vai via. Io ho un macete, è fortissimo il macete. Credo che gli zombie siano abbastanza incacchiati. Già, li vedo più attivi del solito. Zombie che spinge la carrozzina. Zombie idiota che va contro un muro. Zombie che cerca di uccidermi. Beh, quello più o meno è la normalità. Coltello da caccia. Ok, vi ricordate quello che volevo fare? Si fa col coltello da caccia. E i guantoni. Almeno mi sembra di ricordare così. Spero di non sbagliare, perché altrimenti mi incavolo. Andiamo un po', coltello da caccia, i guantoni. Sì, era giusto. E sono Wolverine. Aha. Un colpo solo. Ti ho one shottato. Bellissimo. Wolverine, vai. Nessuno mi può fermare. Ah, lag. Nessuno mi può fermare. Salto con calcio. No, l'ho mancato. Ho lasciato il macete da qualche parte. Mi sembra, eccolo lì. Scusate, ma siete un tantino in mezzo alle balle. Non voglio la pistola, voglio il macete. Devo andare di lì. Corri, corri. Batman, Batman. Colcio salto. Colcio salto, perfetto. L'italiano l'ho perso. Era una battaglia persa in partenza. Fortune Park. Fortune Park è l'esterno. L'esterno è dove c'è un sacco di gente. Beh, capitano ovvio. Devo trovare un bagno. Già, già. Ah, lag, lag. Dov'è la barretta? Voglio la barretta. Dove devo andare? Perché non c'è la barretta? Devo andare a destra. Perché non me lo segna? Oddio, c'hanno tutti gli occhi rossi. Ragazzi, va che avete qualche problema di congiuntivite. Sì, ho capito però, se mi dici di andare da una parte poi dall'altra. Cioè, è una cosa seria. Soffrite di congiuntivite. Cioè, è brutta, è una brutta malattia. Dovete farvi curare. Se trovate un primo medico zombie, un carretto. È mio. È mio, se si può prendere è mio. No, però devo andare di là. Vabbè, sarà per la prossima volta. Salta! Salta! Sala di manutenzione, la vedo là in fondo. Non fa niente. Non mi serve a niente però. Beh ragazzi, direi che per questa puntata è tutto. Ci vediamo. Aspettiamo un secondo, vediamo se ci sono. Se è pieno di zombie. No, vabbè, dai. Ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye!